Ciao a tutti ragazzi, sono Olchetto, benvenuti nel canale Monster Hunter 3. Ho sempre questa maglietta perché sto registrando tutti di seguito gli episodi di Monster Hunter. Se torni a casa dopo le missioni secondarie non finirà. Va bene, sappiamo tutto. Ecco le missioni disponibili. Dai una mano in fattoria. Ah, ecco quello che ci ha detto prima il capovillaggio. Ci ha dato la missione. Infatti andiamo qua nelle informazioni. È il vecchio contadino. Ho la fattoria infestata da quei dannati jaghi. Strappano e ingoiano tutto, dalla radice in su. Se mi levi di torno, la prossima volta che vengono, mi fai un gran favore. Dobbiamo uccidere 5 jaghia, quelle femmine, 10 jaghi, quelli piccoli. E a questo punto li devastiamo con lo spadone, con l'attacco rotante. Non ho visto neanche quanti soldi ho. Allora, quanti soldi abbiamo? 4.500, ragazzi. Dopo ci possiamo craftare l'armatura, la nuova armatura. Non ci potenziamo, sono ciuci mostri. Sempre le stesse cose, non prove. Ecco, mi sono disponibile. Dai una mano in fattoria. Aiutiamo il capo contadino, sarà contentissimo. Sarà mini. Adesso le missioni si fanno sempre più brevi, perché diminuiscono quelle di raccolta e aumentano quelle di caccia vera e propria. Qua ci servirà sia la corte, tutto. Prendiamo la palla a pittura per marcare i mostri grandi. Qua non ci sono ragazzi mostri grandi, però ve li danno gratis e li prendete adesso. Tanto i jaghi sappiamo dove sono, ci equipaggiamo un pronto soccorso e via. Ecco, sono anche qui. Rotoliamo. Ok, il primo è fatto. Con lo spadone pochi colpi e muoiono. Quelle di Jaggi, se riusciamo a fare anche l'armatura del Gran Jaggi. Sbagliato. Diamo il calcio. Questo è l'attacco per stordire i mostri, ragazzi. Ed è anche rapido. Poi vi faccio vedere, vediamo se riesco anche a stordire i mostri. Ce ne va a prendere tutti i materiali. Qua sarà pieno di jaghi e jaghia. È molto facile fare anche la missione secondaria. Possiamo anche caricare. Ecco il jaghi femmina. Allora. Oh sì. Meno uno. Carichiamo, vediamo se viene addosso. Non è venuto addosso. Da dietro ha un hitbox che non prende sempre. Che adesso ha preso. Calcio e questo colpo di spadata. Mi ha interrotto? Mamma mia, proprio in faccia l'ho preso. La potenza nelle mani dello spadone. Niente, non carichiamo i colpi a quelli piccoli. Calcio. Spammate! Mamma mia. Prendiamo i materiali, ragazzi. Non buttiamo via niente. Prima che scompaiano. Eccolo, è scomparso. Comparsi tutti? Questo no. Dove sta? Il culo, l'abbiamo preso? Sì. Attacco da dietro, no, adesso, un calcio, bam, calcio, bam, ecco ragazzi, abbiamo stordito, adesso scarichiamo il colpo, niente, ho caricato a 2, non a 3, 1, 2, 3, ok, caricato, terzo a 3, 1, 2, 3. È lì che è un po' più grande. Ah, dobbiamo leggere anche i jaghia. Non abbiamo letto nella note di caccia. Ah, qua lì sta combra, dice le pozioni, la rete, già ci dice come si fanno. Quella percentuale di successo. Lista mostri. Ah, era il jaghia. Jaghia, sì. No, avevamo letto, non mi ricordo. Sono le femmine dei jaghi, si riuniscono attorno ai nidi per difendere e crescere i piccoli. Sono
sono più piccole dei maschi adulti, quindi del grande Jaggi, ma più grandi e temibili dei giovani. Anche le Jaggia sono guidate da un esemplare dominante. Abbiamo letto anche i Jaggia e qua ragazzi, Stappino. Andiamo direttamente alle femmine, perché no? Pa 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 pom, pa 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 pom, pa 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 pom, pa 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 pom. Guardate, evitiamo tutto. Possiamo, è già morta. Sì, qua prendiamo tutti i materiali, eh. Allora, vai. Quanto sono fermi? Controlliamo. Rotola. Può ammazzare anche quelli piccoli, ragazzi. Spostiamo. Laterale. Bisogna avere una dove vanno i mostri. Bisogna anche colpire senza vedere. E prevedere dove andranno a finire. Ecco, si è spostato di un millimetro. Uno fatto. Para. Carichiamo il colpo. 1-1 verrà. Yes. Mamma mia, la strage, la strage. Ammazziamo quello piccolo. Ammazzati già tutti quelli piccoli. Prendiamo materiali. Prendiamo tutti quelli piccoli. Questo fa male, questo attacco, questo colpo è già sparito. Mangiamo. Quanti dobbiamo uccidere? Ammazziamo quelli piccoli, ragazzi, perché voglio fare anche la sottomissione. Lo fa la cote, la mini cote. Ok, non facciamo la mini cote. Guardate, è schivato all'ultimo. Se colpiamo noi, gli annulliamo l'attacco. Mi sa che abbiamo fatto 4. Calcio. Calcio. Non si è stordito. Calcio, boom. Pam! Stordita. Colpo caricato a 1. Basta. Ok, era la quarta, manca un'altra femmina. Adesso verrà, uscirà fuori. Vediamo se esce fuori. Non esce. E andiamo di là. Vediamo un po'. Non sta uscendo. Facciamoci la mini cote. Quattro colpi, 1, 2, 3 e 4. Dai, come nuova, l'altezza è al massimo. Ritorniamo qua, dovrebbe essere l'altra femmina. Che non c'è. Wow! Non c'è. Dove sta? Stiamo tornando indietro. Sono riapparse anche nel 2. Non credo. Non credo proprio. Non credo proprio. Rimaniamo là. Nel nido usciranno le femmine di Jaggia, sicuramente, ragazzi. Oh, il mirale, però. Ragazzi, si sta allungando questa missione. No, io voglio il ferro. Aia. Allora. Non sta uscendo nessun Jaggia qua. Allora, saranno qui qua. Saranno tutti a dormire, vuol dire. Consumiamo il pronto soccorso, ragazzi. Sono gratis e poi ci ritornano per le missioni. Allora, vedi dove stava l'ultimo? Infatti, quindi sono contate. Anche il colpo rapido ho fatto. Mi sono incastrato con la telecamera. Ragazzi, troppo forte, spadone!
Quando caricate potete anche dare un minimo di direzione, ricordatelo sempre. Restate davanti e caricate. Un po' a destra e un po' a sinistra, se date la direzione, fai. Guarda, io sto avanti, carico avanti, vediamo. Vado a destra. No, non è andato a destra. Però è morto questo. Colpo caricato. Ragazzi, l'abbiamo fatta. Non. Curiamo, pariamo. Ho vinto, ragazzi. Sono molto. Riesco a giocare meglio con lo spadone che con la spada e scudo. So usarla, ma sono più bravo a usare lo spadone perché mi piacciono le cose grosse, più grosse. Guardate quanti oggetti: pelle, zanna, mostro, scaglia, miele, sfera armatura, miele, erba. Quanto miele, ragazzi? Abbiamo tutto qui il miele. Ragazzi, qua tutto il miele che volete. Mamma mia, di culo. E adesso è arrivato il momento di potenziare, di farci. Ok, mattina, della fattoria penso che avrà finito di fare le erbe. No, ho sbagliato. E vediamo se abbiamo 5.000 soldini, ci aumentiamo. Oh, ecco, è felice il contadino perché abbiamo fatto la missione. Eccoti qui, ti sono molto grato. La Gilda mi ha mandato un messaggio per dire che hai sistemato quel branco di gialli. Tante grazie per la formalità, ma avrei preferito una visita di una di quelle graziose addette. Furbacchione. Comunque, volevo ringraziarti con questo materiale bomba. L'ho fatto io stesso. Da solo, il materiale bomba è pericoloso quanto un felin senza artigli. Ma se lo combini, crea bombe di ogni tipo: bombe lampo, bombe letame, bombe soporifere, tutto. Perché non inizi combinandolo con un insetto lampo? Bomba lampo. Sembra divertente, no? Sono una brava persona, cacciatore. E qua è buono che parliamo sempre e ci danno oggetti, eh. Allora, la cassa oggetti richiesta, vedi, campi fatto, spinacio ha finito, qui ci prendiamo 5, 5, 10 erba. Non abbiamo punti risorse, quindi non possiamo mettere a coltivare niente. Abbiamo 5.000 soldini, status, 6.000, perfetto, vai. L'armatura a 5 parti, elmo, pettorale, bracciali, fiancari e scrinieri. Combina le armature come preferisci. Puoi portare al massimo i punti difesa e abilità o scegliere una linea alla moda. Che fai da queste parti? Ehi, sei come cliente? Oh, compriamo. Vabbè, lei sa. Siamo anche a comprare una di osso, tanto. Che carina. Spada, lancia, balestra. Cappello del cacciatore. Invece. Elmo cacciatore e cappello del cacciatore, questo è per gli artiglieri. Noi prendiamo l'elmo perché è anche più difesa. Elmo cacciatore, sì, yes, e uno è andato. Pettorale, cotta cacciatore, sì, equipaggiamolo. Bracciali del parabraccia, no, fiancali con la falda e scrinieri con gli scrinieri. Ci avanzano 1.000. E basta, ragazzi, guardate quanto siamo belli. Qua, vediamo gli status. Adesso sono cambiate le nostre abilità. Però non mi sono equipaggiato i pantaloni di cuoio. Perfetto, perché sono bravissimo. Equipaggio qua sempre automatico. Sì. Allora, questo qua. Skin del cacciatore. Vediamo un po' com'è. Guardate quanti siamo belli, qua si vede anche il coltello da scalco. Ed ecco l'armatura del cacciatore, wow, bellissimo con questo pizzetto e i capelli anche uguali, wow, wow. Vediamo le abilità e ci salutiamo. Allora, status. Abbiamo autotracciamento. Il mostro sulla mappa è sempre evidenziato, non dobbiamo usare le pale pitture. Esperto barbecue, è più facile cucinare la carne ben cotta. E vista lunga, non abbiamo sempre la mappa disponibile senza andare a prendere dalla casta. Ed è ottimo come inizio perché i mostri sono sempre visibili. La mappa non la dobbiamo prendere e ci facciamo tante belle cose. Niente, ragazzi, ci salviamo e ci salutiamo e abbiamo fatto la nostra seconda armatura. Ci
rango basso, si gioca molto, molto easy, molto alla mano. È davvero un divertimento giocarlo così Monster Hunter. Niente ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo episodio e alla prossima chiacchierata con Monster Hunter 3. Ciao ragazzi, alla prossima!